Ciao amici di Urban Week, siamo a Londra, è il 26 maggio 2012 e siamo qui in occasione del concerto del tour europeo di Vinicio Capossela con Marinai, Profeti e Balene. La location che ospiterà la rappresentazione live è il Barbican, come potete vedere una delle più affascinanti location qui a Londra, nonché uno dei più importanti centri artistici e culturali in Europa. Il Barbican, insieme alla TIJ Events, si fa promotore dell'evento. I saw him in concert it was probably about 10 years ago now. I think I saw him at a concert in France, in Marseille, and I was amazed at his show, at his music and his theatricality. So when the opportunity came to have Vinicio play at the Barbican, we jumped at it. We wanted to have him play it here. In fact, this is his second time that he's actually played to an audience at the Barbican in London, so it's wonderful to invite him back. Dear lords, welcome aboard. We have prepared for you this skeleton of whale. It's our Noah's Ark. We take on board the people that Noah forgot. First of all, the unpaired, the without partners, insomma, sì, non sbagliati. Vinicio, innanzitutto ti ringrazio perché so che non concedi facilmente interviste. Volevo dirti, tu sei uno degli artisti italiani più apprezzati all'estero. Come riesci a superare la barriera linguistica e arrivare anche a un pubblico straniero? Ma non lo so se riesco o no, perché non ho idea di. Penso che dentro le canzoni c'è un'emozione che c'è nelle canzoni e credo che. Naturalmente i testi sono una cosa importante, però probabilmente le emozioni che sono nascoste, che suscitano i brani, sono comunque, vanno al di là. Io mi sono tante volte emozionato per brani di cui non ho capito assolutamente il senso del testo, però magari credo che alla base ci sia un'emozione comprensibile. Poi i concerti che facciamo sono anche piuttosto più rappresentazioni che non proprio concerti, quindi cerchiamo di fare, insomma, fornire un po' molti strumenti per fare questo viaggio insieme, specialmente un disco come questo che tratta di temi universalmente conosciuti, viene dalla letteratura, molta letteratura qui, per esempio, tutta la letteratura anglosassone, da Moby Dick, la Bibbia, insomma, sono temi conosciuti. Appunto su questo il The Times dice che tu sei stato forse il primo ad ambire a un progetto interamente dedicato ai mostri dell'oscurità. Cosa ha ispirato quest'album? Beh, i miei sentimenti preferiti su cui lavoro di più sono il terrore e la meraviglia, e quindi il meravigliarsi delle cose, che è quello che genera la curiosità e quindi l'amore per le storie, per il mito, il terrore, cioè la sana proprio, le cose che non ci sappiamo spiegare, no? Quindi quelle che ci sono oscure, che ci impauriscono, che ci. In Bene. queste storie ci sono entrambe le cose. In particolare Londra chiude il tuo tour europeo. Cosa rappresenta per te questa città che è un po' il crocevia di tante culture e tendenze? Beh, vabbè, per me questa nel mio immaginario è sempre la città proprio dell'inizio di Cuore di Tenebre di Conrad, questa oscurità che avvolge, che parte dal Tamigi, poi arriva al mare, poi più in là. L'Inghilterra è un'isola che si è sempre proiettata sul resto del mondo. A me piace
sentire questo genere di ombra che mi cade sulla testa, diciamo, e quindi questo senso anche del gotico romantico che Coleridge, Dickens, insomma, sono molto... Beh, la città per eccellenza, grazie sì. Mille. Un commento a caldo. Beh, è stato un viaggio, una metà tra una fiaba e un... È un sogno, ecco. A genius, he's a genius.